Benvenuti a tutti. In questo video vedremo come emulare il sistema operativo MS-DOS tramite un software apposito chiamato DOSBox sulla nostra board Raspberry Pi. Ma prima di cominciare andiamo avanti con la sigla. È possibile tornare indietro nel tempo con Raspberry Pi, trasformando la board Raspberry in un PC IBM compatibile basato sul sistema operativo DOS. Nel corso degli anni, la stragrande maggioranza dei giochi eseguibili su DOS sono stati pubblicati con licenza freeware, shareware e demo. Un sito molto interessante è DOS Games Archive, il quale offre una vasta scelta di giochi, divisi sia di categoria che per licenza d'uso. Che cos'è MS-DOS? MS-DOS è un sistema operativo creato da Microsoft, il quale era compatibile con personal computer con architettura x86, cioè dotati di un processore Intel in quell'epoca, e fu commercializzato dagli anni 1982 fino al 2000, fino all'avvento di Windows 95, il quale diventerà il suo successore. MS-DOS rappresentò il 90% dei sistemi operativi in questi anni, presenti nei personal computer delle persone, dei clienti, e fu uno dei sistemi operativi più diffusi al mondo. Che cos'è DOSBox? DOSBox è un emulatore di PC IBM e riproduce l'ambiente originale DOS nel quale è possibile eseguire programmi scritti proprio per questo sistema operativo. DOSBox è un sistema a linea di comando come DOS, nel quale vanno digitati dei comandi simili a quelli che utilizziamo nel terminale Raspberry. Il processore emulato da DOSBox è un 8086, il quale riproduce perfettamente tutti i set di istruzioni compatibili con il sistema operativo DOS. Inoltre viene anche emulata la scheda video basata su chip S3 Trio 64, il quale riproduce le risoluzioni utilizzate in quel periodo. Quali sono i componenti da utilizzare? Io consiglio una board Raspberry Pi versione 2 o successiva. Una scheda SD da almeno 8 GB di RAM, un cavo HDMI, un monitor, una tastiera e un mouse. Vediamo come installare DOSBox sul nostro Raspberry Pi. In quanto per emulare il sistema operativo MS-DOS dobbiamo utilizzare questo software. Prima di cominciare con la procedura di installazione, creiamo all'interno della cartella Pi una cartella di nome DOS. Apriamo il terminale e aggiorniamo i pacchetti con il comando sudo apt install update e sudo apt install upgrade. Una volta terminata la procedura, siamo pronti ad installare effettivamente DOSBox. Sudo con il comando sudo apt get install DOSBox. Prima di poter utilizzare DOSBox sono necessari alcuni passaggi all'interno del file di configurazione, nel quale andremo ad impostare la risoluzione dello schermo, la modalità schermo intero e la tastiera con layout italiano. Durante l'installazione viene creata una cartella nascosta nella nostra cartella Pi, dove risiede il file di configurazione. La cartella nascosta si chiama DOSBox. Ma come facciamo ad accedere a una cartella nascosta? Ci sono due modalità. Possiamo digitare nel percorso nel file manager il nome della cartella, per esempio in questo caso .DOSBox. Oppure andiamo su Visualizza, Mostra nascondi. Se non compare la cartella DOSBox, avviate l'app DOSBox Emulator e comparirà la cartella. Quindi apriamo il nostro file chiamato DOSBox 0.64 che si rifà alla versione. Una volta aperto il file dobbiamo modificare alcuni valori. Dobbiamo verificare le seguenti voci. Full screen mettiamo true. Poi full double false, full resolution, mettiamo
la risoluzione del nostro display, nel caso mio è Full HD, quindi 1920x1080, e Windows Resolution Original. Allora, poi più in basso modifichiamo output, mettiamo overlay. E a posto dei false mettiamo true. Poi andiamo più in basso e troviamo keyboard layout. E mettiamo hit e salviamo i file con Ctrl S. Ora andiamo al terminale e gli citiamo DOSBox per avviare l'applicazione. L'ambiente DOS emulato è inizializzato nel volume Z e quindi è necessario montare, cioè assegnare, il driver virtuale C prima di utilizzare DOSBox. Il driver C prende il contenuto della cartella PI. Vediamo come montare il disco virtuale C. Decidiamo all'interno del terminale DOS il seguente comando: mount C tilde slash e poi facciamo C due punti. Ed ecco che il drive C è stato montato e ci permette quindi di lavorare con questi due comandi all'interno del disco C. Per ottenere il simbolo tilde dobbiamo premere contemporaneamente Alt GR e Y accentato. Vediamo ora quali sono i comandi DOS per navigare fra le cartelle e lanciare applicazioni. Per trovare i comandi principali possiamo scrivere help all. Ed ecco qui tutti i comandi. Quelli più importanti sono il dir per visualizzare il contenuto di una cartella, cd per cambiare cartella, cd punto punto per tornare indietro e poi il comando call che ci permette di avviare un file punto exe e poi exit che ci permette di uscire da DOSBox. È consigliabile non utilizzare nomi non più lunghi di 8 caratteri, in quanto il sistema DOS utilizzava 8 caratteri per i nomi dei file e delle cartelle. Il sistema DOS non è case sensitive, cioè non esiste la distinzione fra maiuscole e minuscole. Ora giochiamo con DOSBox. Vediamo come installare i giochi per il nostro DOSBox. Possiamo accedere al sito. games.dosgamesarchive.com. In questo caso voglio scaricare Pac Pitching 2, cioè Pac-Man. Clicchiamo su Download e scarichiamolo all'interno della cartella DOS che abbiamo creato all'inizio. Allora andiamo in Download. Prendiamo Pac Pitching 2 e la inseriamo all'interno della cartella DOS che abbiamo creato. Incolla, estraiamo qui. Ok, allora abbiamo effettuato questa procedura, ora ritorniamo in DOSBox. Ripetiamo la procedura per montare il disco. Andiamo nella cartella DOS, vediamo cosa sta nella cartella. C'è un file zip e una cartella chiamata patch pc2. Pac pc 2. Allora, ora cosa possiamo fare? Andiamo dentro la cartella pac pc 2 con il comando cd. Visualizziamo tutti i file exe che sono presenti all'interno della cartella in modo tale da scoprire come si chiama il file eseguibile. L'eseguibile si chiama pac pc2.exe. Quindi ora possiamo avviare Pacman con il comando call pac pc2.exe.
Ecco che sta caricando il gioco, si sta per avviare. Siamo pronti a giocare. Vediamo un po'. Giochiamo un attimo. Vediamo cosa accade. E attendiamo che carichi. Una volta che ci siamo stancati, possiamo premere ESC e ritornare indietro. Ed ecco qui che abbiamo concluso l'installazione di DOSBox e come installare un gioco. Ringrazio a tutti coloro i quali hanno guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate like e commentate se avete dubbi o problemi. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità del mondo Arduino e Raspberry Pi. Inoltre è stato creato recentemente un canale Telegram delle offerte riguardanti i prodotti Maker e un gruppo tramite il quale è possibile interagire tra di noi. Vi lascio entrambi i link in descrizione. Arrivederci!